pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Internet chiama e io arrivo. Eccoci qua, pronti per un'altra interessante puntata sul mondo digitale. Allora, per qualunque domanda, curiosità, dubbio, scriveteci unomattinainfamiglia@rai.it oppure su Twitter oppure sulla pagina, sulla nostra pagina Facebook Mattina Rai 1. Allora, caro Marco, beh, potrà sembrare inverosibile, ma da oggi è possibile fare addirittura un'autovalutazione audiometrica proprio per capire in primissima battuta lo stato del nostro udito. Udito, che non è questo, ma è questo. Nel senso dell'udito, vabbè, uditi a parte. Partiamo bene oggi. Dita a parte, uditi. Allora, c'è un sistema per fare, un sito per fare l'autovalutazione del proprio udito. Ok, allora adesso vi faccio fare una prova, ovviamente una prova un po' amplificata. Ci sono dei suoni e questo test segnala esattamente una serie di cose. Proviamo ad ascoltare. Tu senti? Io non sento nulla. Allora, secondo me potresti avere qualche problema di udito. Sono sorda, è ufficiale. Brava. No, allora in realtà non sostituisco. Aspetta. Senti? Sì. Non sono atterrati gli UFO. Quindi non sono UFO. I rumori, il suono che adesso allora stiamo sentendo possono già determinare, per esempio, il livello del mio udito. Brava, in realtà è un po' più serio, nel senso che utilizza una serie di tecniche, noi ci abbiamo un po' scherzato, ma mai abbastanza serio come un otorino laringoiata, per cui questi test servono per avere un'idea, per giocare un po', però non li sostituiscono. Andate dai medici, professionisti, internet a volte fa delle cose sbagliate. No, bisogna sempre affidarsi, ai professionisti. Brava, adesso, Ingrid. Stavamo comunque giocando. Quindi si può fare una prova a casa, però poi giusto, se si hanno dei dubbi è bene comunque affidarsi sempre solo a professionisti. E adesso invece quale appuntamento abbiamo? L'appuntamento del nostro sportello digitale, perché ormai sappiamo tutti che c'è il mercato libero, no? Quindi si può scegliere la società di distribuzione di energia elettrica, di gas, di acqua. Però digitalmente parlando, come siamo messi? Allora, c'è un sito che si chiama ARERA, che in realtà è quello dell'autorità dell'energia.it, questo sito, no? E che vi aiuta a scegliere quale, come si dice in italiano, quale fornitore, pensavo a provider, ma mamma mia che brutte parole hanno gli inglesi, quale fornitore di energia elettrica, di acqua, come hai detto tu, o di gas. Sì. Per esempio, qui adesso vi faccio vedere un esempio di energia elettrica, perché proprio vi aiuta a capire quali sono quelle più economiche rispetto ai vostri vantaggi, no? Eccetera, eccetera, quello che vi serve, quelle più vantaggiose e così via. Per cui andate su questo sito e l'autorità vi aiuta a scegliere il fornitore migliore. Bene. Marco, ho sentito parlare poi, visto che ne parliamo in ogni puntata, ormai siamo quasi affezionati, perché speriamo, poi ci auguriamo un giorno che queste bufale spariranno, non ne vedremo mai più. Comunque per il momento esistono, purtroppo. E ci sono, anzi, ho sentito parlare di alcune bufale presupposte. Allora, tu mi devi spiegare che cosa sono. Allora, e soprattutto quante poi di queste si rivelano effettivamente infondate tutte? Sì, perché guardate ad esempio questa qui, no? C'è un'immagine di un omino che vola nel cielo, che è scambiato per un alieno, e c'è chi crede all'alieno volante perché c'è un sito che fa vedere un video. Ora, oggi è veramente facile, no, modificare video, aggiungere pezzi. È davvero semplice, guardatelo qua dietro che vola, no? Ma vola dove? Cioè, non voglio dire, è finto. A volte questi video li fanno anche apposta, un po' mossi, per dar l'idea di una cosa amatoriale. Però tutto questo non aiuta, perché sono siti, sono video dedicati e destinati ad attrarre tanti click, ovviamente per fare più soldi con la pubblicità, ma nessuno verifica l'affidabilità di tutto ciò. Molto spesso le notizie vengono riportate senza controllare le fonti, e questo è un male, per cui noi ci affidiamo ai giornalisti, che sono i veri più che responsabili, i veri garanti dell'informazione, che oggi secondo me sono sempre più importanti. E quindi si chiama bufala presupposta, questa qui. Vabbè, si presuppone che ci sia una bufala. Vabbè, Marco, andiamo avanti, perché mi hai promesso un video curioso che è dell'incredibile. Allora voglio vedere se oggi mantieni la promessa. Questo qui è tipo bufala, perché poi noi ci chiediamo, no? Allora, guardiamolo, guardiamo questo signore qua, che praticamente fa il prestigiatore, non so come si chiama, il mago. Mago? Guardiamolo.
カメラに克明に収める。これは本当のことなのか。 ゆっくりゆっくり。テーブルを完全に貫通し進むレオ。今見ているこの奇跡こそが真実。すごいね。想像。まるだこ。ことを。衝撃的な。このギャモンジャポネス。まるだこ。さあ、スパ、ventatissimaだ。これが。ま、これで、じゃあ、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 あ
E questa è una grande domandona, perché in realtà il mago che dice salve, sono un mago e adesso qui farò dei giochi di prestigio, non è una bufala. Ma uno che fa i giochi di prestigio senza dire, anticipare di essere un mago, evidentemente, vedi che c'è quell'area bianca che sembra un po'... Adesso guarda, mi vedi? Che stai facendo? Sto passando nel tavolo, no? Sì, no. vorresti, ma non ci riesci. E allora, siamo pronti per l'appuntamento tutorial di oggi. Pronto. Facciamo una premessa però prima, Marco, perché è inverno, fa freddo, abbiamo bisogno dei guanti, quindi quando li indossiamo però capita sempre di non poter utilizzare il cellulare, lo smartphone, perché con i guanti non riusciamo comunque né a mandare messaggi né a inviare telefonate. Quindi tu oggi ci insegnerai un bellissimo trucco che ci permetterà di fare tutto questo pur indossando quindi guanti di lana. Certo, perché se io col guanto adesso così, io voglio proprio capire come. Non va. Allora, ci vuole qualcosa di un po' di metallico, no? Allora, adesso vi faccio vedere delle possibilità. La prima è prendere... Avete presente questi bottoni automatici? Sì. Si prendono, si mettono nel dito, qua, si stacca e si riattacca. Non so se si vede, questi qui si possono staccare. Sono bottoni e si riattaccano, classici, bottoni classici, si mettono qui e in un attimo hai una parte metallica che può fare del touch. Però potrebbe rigare un po' lo schermo. E allora utilizziamo. Sai cucire, cara Ingrid? Io so cucire, adesso mi tocca cucire oggi. Allora, aiuto. Vedi, sei pronta? Dai, fammi vedere come sai cucire. Facciamo una prova. Dai, lo scopriremo in diretta. Vediamo se sei capace o no. Cucire. Cosa bisogna fare? Bisogna creare una superficie un po' metallicosa con questo filo che è un po' metallico in fondo, perché sono quei fili argentati. Tanto faccio fili. Il nodino qui. Beh, vedo che sei preparata. Beh, insomma, guarda qualcosa, come vai bene con l'ago e il filo. E così mi crei questa area qua, no? Vedi, brava, così. E stai creando in sostanza un'area conduttiva, però. Vero? Dove il dito a quel punto diventa un po' conduttivo. Altrimenti, se proprio vi stufate, si fa una cosa così, si prende un pezzo di carta stagnola, lo so che è un po' brutale, è un po'... Adesso sto cucendo tutto il dito, possiamo rimanere così però, le ore. Vedete? Vabbè, dai, più adesso o adesso attenzione, niente, proviamo il tuo se funziona. Voglio vedere se sei brava. Vai, vediamo. Prova. Se non va, sappiamo. Ho messo il abbiamo il la prova provata che io non so cucire. Non va. Bene, non brava Ingrid! È il mio che... Insomma, come vabbè, dai. Però dai, non è male Ingrid, guarda, in pochi secondi, però guardate cosa ha fatto, dai, un applausino. Un applauso, grazie, proprio spontaneo. Vabbè, mi sembra insomma di essere tornata un po' indietro nel tempo, no? Quando si andava a scuola si faceva educazione tecnica, no? Bra, e cucito. Ci si divertiva. Studiavi cucito? Non studiavo cucito, però stavo lì, insomma, vabbè, più o meno, dai. Leggiamo la mail di Renato, che è meglio, che ci scrive: vorrei aprire un conto corrente online, ma ho dei dubbi sul fatto che non sia sufficientemente sicuro. Lei me lo consiglia? No, beh, allora, oggi le banche che danno questo tipo di servizi sono tutte sicure, nei limiti ovviamente della sicurezza, nel senso che anche a casa mia se chiudo tutto sono sicuro, però dove posso entrare io, in teoria un ladro può sempre entrare. Ma la cosa buona è che in quel caso se dovessero rubare qualcosa di solito lo fanno alle banche, quindi oggi si può stare mediamente tranquilli quando si installa un buon antivirus sul proprio computer, perché sennò ti rubano le credenziali. Tuttavia, oltre vada sereno, proprio tranquillo, però un'altra cosa interessante è che oggi le banche online permettono spesso di spendere meno, che poi a volte sono le stesse banche che poi nell'offline fanno spendere un pochino di più a seconda dei momenti. Con le commissioni? Perché di solito alcuni conti costano poco, eccetera. Ci sono dei siti come sestariffe.it che vi permettono di verificare, adesso qui ho cancellato i nomi perché non mi pare giusto. La banca online è meno costosa e così via. Per cui fatelo. Però sereni. Ok Marco, allora velocemente chiudiamo in bellezza il pronto soccorso digitale di oggi parlando anche di una bella notizia che riguarda, diciamo, gli animali, o comunque farà felice tutte le persone che amano gli animali. Sì, mettiamo un pochino a posto qua tutte le cose del cucito. Si rassetta un po'. Perché sostanzialmente... Senti. Mau, miau, mau. Sei tu.
No, non sono io. Perché? Non abbaio ancora. Miau, faceva miau con me. Perché praticamente vi permette di trovare il vostro animale perso. Per, ma come? Sì, si chiama ma è un'applicazione? SOS Bau Boys, Bow, sì. No? E lì trovate una serie di cose, tipo guarda che bella questa parte qua, lancia un SOS o addirittura smarrimenti, adozioni, sì, ma mette insieme chi ha bisogno di vuole un animale a chi lo vuole vendere, tipo sono appena nati, okay, o regalare dei cucciolotti, o se non trovate più il vostro qui, se qualcuno lo trova lo segnala e se tu l'hai perso lo segnala. Quindi una sorta di scambio di informazioni, sì, tra tutti i proprietari di cani molto e di utile gatti, molto cani, molto gatti, utile. Allora è finito il nostro appuntamento con il Pronto Soccorso Digitale, però una nuova puntata ci sarà sicuramente sabato prossimo con Marco Camisani Calzolari, che potrete sempre trovare durante la settimana, quindi cercatelo su Facebook ovviamente con il suo nome e cognome. No.